So love me like I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame. Benvenuti in un nuovissimo video. E prima di iniziarlo, diciamo, completamente, fra virgolette, volevo dirvi due cosette, giusto due. La prima cosa è che siamo arrivati a 35 iscritti e so che non è tantissimo, però per me lo è, perché comunque avere sempre delle persone che ti seguono e che guardano i tuoi video ogni volta che tu ne posti uno è molto carina come cosa. La seconda cosa invece che volevo dirvi è che vorrei iniziare a fare video più frequentemente, e mi scuso per non farli appunto molto frequentemente, perché magari tra un video e l'altro c'è due barra tre settimane di distanza, e questa cosa non è bella nemmeno nei miei confronti, nemmeno nei vostri. Allora, vorrei diciamo prestabilire due giorni durante la settimana in cui posterò video, però ancora non mi sento in grado di farlo perché di mezzo c'ho la scuola. Comunque io vorrei davvero fare video più frequentemente e dare una data prestabilita, ma ancora, come ho già detto, non mi sento in grado per la scuola. E niente, ho detto queste cose e adesso vi lascio il video. Questo video sarà il perfetta nelle mie imperfezioni. Questo video lo facevano le youtuber un po' di tempo fa, però io l'ho voluto ritirare in ballo perché mi piace come tema. Perfetta nelle mie imperfezioni è una cosa che, già una frase che mi piace tantissimo. E niente, questo video consiste nel dire tre cose che mi piacciono di me e tre cose che non mi piacciono. Mi piacciono di me. Allora, parto con il piacere, con le cose che mi piacciono, mi piacciono di me. Allora, la prima cosa che mi piace di me è il fatto di capire alla svelta su alcune cose. È il capire alla svelta una determinata cosa. La seconda cosa che mi piace di me è l'istinto di, diciamo, far bene al prossimo, far bene alle persone. Non so come reinterpretarlo, però far bene alle persone nel senso tipo, se una persona, anche che non conosco, si fa male, io devo soccorrerla, perché è giusto che una persona vada curata. Insomma, se una persona si taglia, io la devo curare per forza. La terza cosa che mi piace di me, la terza e ultima cosa che mi piace di me, è il fatto di avere sempre appunto mi piace avere sempre la parola pronta a qualsiasi cosa mi dicano, sia bella che brutta. Adesso passo alle cose che non mi piacciono di me. Allora, tra le cose che non mi piacciono di me, cioè, la prima cosa è l'essere testarda. L'essere testarda è una cosa bruttissima. Io quando voglio una cosa, la voglio, punto. La seconda cosa che non mi piace di me è il fatto di essere certe volte troppo prepotente, perché magari dico delle cose, cioè, ma non prepotente nel senso, oh bella, ora ti picchio, no, assolutamente, io non picchio nessuno, a parte Mirko. Ciao Mirko, se stai guardando questo video ti voglio tanto bene. Mirko è il mio compagno di classe, che saluto, un bacione Mirko, domani ti picchio, perché domani rientriamo a scuola nelle vacanze di Pasqua, quindi aspettati una bella manata su quella capoccia. Allora, no, scherzavo, no, non scherzavo per niente. Lo dicevo, è il fatto di dire delle cose in un tono sbagliato. Io magari voglio dire delle cose più giuste, nel senso tipo, non lo so, devo dire delle cose, però le dico con il tono sbagliato, quindi magari possono sembrare aggressive.
E poi la terza e ultima cosa che non mi piace di me, è certe volte un po' vantarmi, ma un po' vantarmi nel senso che io se ho una cosa nuova, una cosa che magari le mie amiche non hanno, io lo devo far vedere alle mie amiche. Lo devo far vedere alle mie amiche perché mi piace far vedere alle mie amiche cose che loro non hanno. Lo so, posso sembrare una stronza così, lo so, però sono così. Scusate. Però non mi capita molto spesso, devo dire. È una cosa bellissima perché così pian piano sto lasciando andare via questo terzo lato di me che non mi piace. Niente, ragazzi, come al solito, questo video è finito. E vi mando un grosso bacione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e o commentate. E niente, alla prossima. Ciao, ragazzi.